sera, però normalmente la seconda di settembre, diciamo che hanno già fatto tre edizioni con la pioggia. Tu l'hai metta, si chiama ristorante La Giroletta. Se vuole posso farti Ti saluto. sì, tutto bene? Dovremmo vederci, parlare per quell'appartamento là, perché ho visto adesso la tua figlia. Sì, ma ovviamente faremo così, qua se vedo una... quando ci vediamo. Allora, noi partiamo da questa che è la regina. Questa è l'unica non originale, perché da poi l'abbiamo fatta più grande. E una da corsa, per quella da corsa non ho quella. Poi abbiamo l'epoca dei tricicli, avremo una rappresentanza piuttosto importante, perché abbiamo il Coventry Rotary, che è il primo triciclo, la prima serie di tricicli viene realizzato, infatti ha una ruota sola. I tricicli erano fatti non per... Li hanno, li hanno fatti per poter permettere l'utilizzo del biciclo anche alle persone che non volevano applicarsi là in alto. Il differenziale, che è quel bulbo che vedete di là, e dà già l'applicazione però di una di uno sterzo tipo bicicletta per dare più direzionalità. Beh, quella funziona, vedete? Per cui hanno i grandi e la giravano quando facevano il Giro d'Italia per i cambi. Sì, quella già giro ruota, no, questo qui invece se pedala avanti, lei va avanti con l'apporto. Qui salita dove non c'era la linea. Sì. Sì. E invece queste qui hanno il cambio nel movimento centrale. Queste qui invece sono quelle senza catena. Siccome la catena era di ferraccio, si rompeva, allora col cardano si evitava la rottura della catena. Ho provato ancora a farlo recentemente, ma non ho. Ma allora abbiamo una fenda con cambio. Col cambio davanti e dietro il cardano ho preso 27-28 kg, quindi non è che... So che a Milano tipo il nostro bici bianca... No, beh, le usano per fare le bike sharing, perché sono quelle che hanno bisogno di meno manutenzione. Sì, perché il coperto qui lo dentro. Fino a Milano sopra... Qui dopo c'è l'angolo che avevo dedicato al tour in club italiano. Interna o semi-interna, e queste invece sono delle bici da corsa, scusate, le bici da corsa, delle bici sportive. Che cos'hanno di sportivo? Il telaio, tutti questi telai, inizialmente perché le fanno? Perché ci rimangono gli stock di telai venduti, quindi, e poi l'evoluzione cambia, allora passano sulla serie e diventano dei modelli. Quella là, per esempio, è una frera meravigliosa, con un cambio, uno dei pochi cambi fiocchi che ci siano, vedete com'è il cambio dietro? Quella là è già, è quello che ispira Campagnolo, ma il cambio è quell'elica che vedete dietro, si dà un colpo col tallone e lui cambia. Che cambio? Ma che pensa? Però pensate che ancora oggi, o meglio, fino a 5-6 anni fa, i cerchi in legno erano quelli più apprezzati per fare le Parigi Roubaix. Ah, sì, Parigi adesso arrivano più su. Dopo di qua abbiamo messo le bici con le barriere da vento della rapida interna. Intanto perché sono tutte datate fino a 25-28, poi passano di nuovo. Questa è una Fiat da trovare. Poi della serie che non hanno inventato niente, su questa frera, marca italiana che utilizzava componentistica BSA, c'è il comando del cambio là in alto con due leve, con una si sale e con l'altra si scende.
Shimano poi l'ha andato a reinventarlo nell'80. E cambio interno. Questo qui è un carter a... Questo qui è un carter a bagno d'olio, e poi vedete in particolare che non c'è il tendi catena. Perché? C'è qui il tendi catena. Ah, di qui? Se voi guardate qui non è incerto. A tirare un modello della catena. E questo è un cemento, qui c'è una vaschetta, però per esempio è una cosa seria. Non tanto, perché per fare questo il carter non può essere saldato qui, perché altrimenti l'olio mangia fuori la saldatura, è saldato qui. Quindi il carter deve essere fatto tutto battuto e poi veniva sfilato. Queste qui, quelli veloccino, questa qui è la stanza che abbiamo chiamato la Winterkammer, questo qui è un brevetto Stagni del 36, che è fatto per avere una leva lunga, dovrebbe essere chiamata pedalata assistita, no? Per cui si fa molto meno sforzo rispetto alla leva più corta. Dopo qui abbiamo, una bicicletta uomo-donna. Ah, per cui togli la ragazza. Qui si trasforma. La super leggera in carbonio. Cos'è questo? Spettacolare. Poi l'ho detto molto, molto, molto. Spettacolare. Carbonico. Quella lì è la bicicletta fatta. Ed è fatto attraverso l'utilizzo. Questo è il brevetto, uno dei prototipi del brevetto ai danesi che l'hanno realizzato col marchio Vitrex fino agli anni 40. Questa qui c'è armonico, già per molle. Sì, esatto. 100, perciò resiste. Tandem, parallelo. Ma penso. Pensa con questo. Ah, ma senti. Che viene fatta per l'aeronautica e la marina per essere utilizzata all'interno dei porti aeroporti. E poi sì, era tutta pieghevole e ne viene fatta una piccola serie da mettere in commercio. Questa è quella commerciale, non è quella. Non è la versione. Questa è per sistemare il bisogno. Questa è la televisione. Sì. Molto molto vecchio, tant'è che si vede che ha lavorato. Adesso andiamo di là, dove abbiamo l'altra parte. 112. Questa qui, anche lei, è una All Black di qualche anno dopo. All Black, identifica quelle biciclette tutte nere che non sono aggredibili dalla ruggine e quindi vengono vendute in Inghilterra, soprattutto a livello del mare. Questo così era il campanello. Qui il campanello. Là si metteva, tirando là andava sopra, capito? Mamma mia! Che bella! Poi l'estate era brutta allora. Ecco, questa è un'altra bicicletta interessantissima, questo Sunbeam, anche lei a bagno d'olio, ma soprattutto non c'è la forcella. Da questa parte non esiste la forcella, è monoforcella e qui la portanza la fa il carter. Tant'è che per tenere assieme eccetera c'è questo qui che lo tiene irrigidito. Vedete di sopra? Questa qui per esempio è una bici che è dagli anni 20, però è una Panhard, è una bici che che veniva utilizzata per essere noleggiata ai bambini nei parchi. Questa qui veniva noleggiata al giardino di Lussemburgo a Parigi, infatti l'abbiamo presa da un collezionista di Parigi. Vi faccio notare la particolarità costruttiva, che questa bicicletta praticamente non ha telaio. Perché se voi guardate la forcella davanti, è esattamente la forcella dietro. C'è il tubo curvo e poi c'è il canotto. Veramente è una bicicletta che il coltellaio è ridotto al minimo. Viene fatta senza catena sempre per motivi di manutenzione. Rarità, perché trovare quelle da bambino dell'800 è una cosa... È un dispendio enorme, non serviva. Fanno per i bambini.
E tra l'altro abbiamo questo triciclo trovato sul Bresciano, l'ho trovato vicino a Montichiari, che era rosso probabilmente in origine, infatti sta uscendo sta uscendo un po' il colore, e fa il verso quell'altro triciclo che c'è qui. Quel freno sopra, che ha un filo lungo, tutti pieni ovviamente, per dire le collate, giusto? Eh? Non dico, sto volando la gomma. No, non è incollata, è fatta con... No, vengono, vede che sono tutte separate. Ah, pensa, i pompieri, le bici da lavoro. Che bello grande, cavolo. Mortadella. E chi l'ha che portare come le formare? Dai, la pesa. Preparatore ciclista. Ah, vedi che aveva anche già pronto. Una forcella, forcella. No, era per raggiare la bicicletta. Sì, lo so. Ovvio, per raggiare la bicicletta con un ieri era spazzacamino, fornaio. Ecco, e poi c'è il tandem classico. Con l'aria per le vacanze. Un tandem, esatto. No, intendo dire classico, uno davanti e uno dietro, in quel senso. Un artigianale, non so più che marca sia, ma è molto curato come cosa. Siamo riusciti a impiccare la marca. Probabilmente sembrerebbe quasi un inglese, però ha i tubi troppo grossi. Per cui mi sembra che sia più un artigianale. Come... Qui l'abbiamo preso da una famiglia che l'ha venduto. Mamma, un figlio davanti e un figlio dietro. Quando hanno avuto il terzo figlio, dovevano metterlo dietro. Dovevano mettere noi il carrettino, hanno detto abbiamo provato col carrettino, ma era impossibile pedalare. Perché ci è stato riconosciuto che siamo l'unica collezione per adesso che fanno la strada della bicicletta, perché voi troverete tanti che hanno belle biciclette da lavoro, stratosferiche, 20 o 30. Qualcuno che ha tutta bianca, qualcuno tutte day, qualcuno tutte corsa, qualcuno... Noi abbiamo cercato di diversificare e portarci su, anche perché alla fine siamo partiti in modo compulsivo, quindi il frutto è dalla compulsione iniziale. Allora, parlando del Giro d'Italia, abbiamo quella là che è ancora il punzone del Giro d'Italia, vedete il biondino che c'è lì dietro, però sicuramente ha fatto il Giro d'Italia. Questa probabilmente ha fatto il Giro d'Italia, perché è una FB. La FB non faceva biciclette se non dagli anni 50. Questa è circuito proprio 1925. Se uno va a vedere la circuito del 25, la FB partecipava con una sua squadra. E tra l'altro dovete vedere la cura di quella manifattura qui, con le lettere in rilievo, è una bici di rappresentanza. È l'unica che si conosce in giro, per cui si pensa che i corridori erano 5, erano 6, quindi secondo me il più degno di note in assoluto è questa della pista. Perché questa è certificata dal massimo esperto di dei originali, questa non è mai stata restaurata. Come se fosse stata chiusa. Ecco, qui c'è una produzione più di serie, e invece i modelli super speciali sono stati. La Taos ha una finezza, nasce in Germania nel 1906, poi danno la concessione a due assemblatori a Pavia, un Bianchi di Pavia e uno di Snovarese. Però poi entrano troppo in competizione con loro e lasciano la concessione solo Varese. Però non siamo ancora riusciti a capire in che data esatta, ma alla fine degli anni 20 diventa tutta italiana. È una marca eccezionale, perché secondo noi la Bianca è stata forse quella più innovativa, molto più innovativa di te, per dire. Non ce l'è neanche una. Non c'è.
poi abbiamo, abbiamo i top, per esempio, guardate le pedivelle, normalmente sono fermati con quelle chiavelle lì, lì è giustificata la chiavella perché questo è un modello base, un entrilever. Ma trovate un'altra chiavella sulle altre biciclette. Ma facciamo col con la vita di fronte. La campana? Però lì è ancora brutto perché si vede ancora il bloccaggio, vede? Guardi là, guardi quella pedivella là. È di qua e di là uguale. Bloccaggio sotto. Sono anche i freni. Questo è una bacchetta interna, il primo anno di bacchetta interna. Però non esteticamente, lì sembra scomparire. Lì il diavolo dei freni. Qui scompare tutto, la forcella e il freno lavora in un'asola perché non c'è più bisogno di registrare il patina. Perché è una frenata compensata. Cosa vuol dire? Lì c'è tutto un meccanismo, vedete, con un meccanismo di catenelle, carrucoline, che quando un freno arriva su prima dell'altro, c'è un compensatore, per cui l'altro arriva e tutti e due vanno a frenare. Perché non si è inventato nulla, anzi, forse hanno peggiorato adesso. Allora vi faccio notare invece questa di bicicletta. Questa qui che è lo stesso modello, qualche anno prima e qualche anno dopo, quello che vedete davanti non è un freno a tamburo, ma è una dinamo. Per portare in giro la corrente utilizzano un filo solo, perché l'altro mettono a massa, il telaio. Però la corrente deve arrivare qui e il filo non lo vedete. Se non in questo tratto, perché entra, entra nel telaio, quindi passa sotto il movimento centrale. Piccolo problema, il perno girando va a smangiare il filo e lo manda in corto. No, non può succedere. Questo pesa meno della mia. Non sembrerebbe vedersi. Che pensi che puoi uscire? Tenete presente che hai il cutter e i parafanghi e il cambio, il cutter, hai cose da provare. Una lega d'alluminio che veniva utilizzata per gli aerei, per le ali degli aerei. Per quando gli ali degli aerei non sono più in tela cerata, utilizzano l'aga. Faccio fare questo meccanismo di allontanarlo un po'. E poi è bella perché veniva lasciata a vista e c'era solo questa parte, adesso qui è scomparsa, vede, ecco, quelle dove c'erano più che veniva fatta. Si metteva l'acqua calda, lo si metteva sulla faccia, con la bretellina che era calda, non si può prendere perché si vede che è un contento di qualcosa. E vi faccio notare in particolare a volte come le foto parlano. Qui sono delle biciclette ancora tampone, quindi biciclette che lavoravano da anni. Però guardate quelle che sono messe in alto. Hanno i freni dietro. Tutti i freni, perché sono le più belle biciclette d'elite. Di rappresentanza, però da mettere in evidenza. Oggi andrebbe bene qualsiasi di queste. Avere queste fa il museo. Già, guarda. Da chi non ama più le cose belle. Le giunzioni del... Era chiuso, ho detto, ma no, giusto che mi ricordiate così. E lì sono tutti i suoi prototipi di pipe. Devo fare una cultura prima, quindi qua, perché sennò non capisco. Deve essere preparato. Deve essere preparati, la mia. Bisogna avere già qualcosa in mente. Sì, ma poi va bene.
comunque sia anche l'incompetente riesce a controllare.